Siete il momento più bello del mondo. Che sia sigla. Hui pu qi, mei huang qi, qi ke le ba le hai ita. Vi racconto della mia seconda classe di cinese. Fatto immensi progressi. Una volta alla settimana avremo una maestra lingua madre che è la Shan Xiao Fan, ma ha detto che la potevamo chiamare Stefania. Vabbè, che sia chiaro che io quando vado in Cina mi farò chiamare Kelly. Poi abbiamo imparato le iniziali e le finali. Le iniziali di solito sono questi consonanti che si pronunciano molto facilmente. B, P, M, F. Il problema è quando arriva qua. G, C, S. Non mi ricordo questo. G, Z. Queste tre ultime hanno lo stesso suono, almeno per le mie orecchie. S, z, si. Ma esole, che interessante. Mu vuol dire legno e questo è un alberello. Foresta, che si dice lin, sono due alberelli. Xiang, che è un elefante, apparentemente questo dovrebbe assomigliare a un elefante, io non vedo. Shan, montagna, Jiao e grass. Una mia follower mi ha mandato un cheat sheet che ho finalmente capito gli accenti. Quando c'è questo accento dritto lo devi cantare, quindi ma. Quando c'è questo accento deve crescere come se fosse una domanda, ma. Poi questo è il più complicato. Non lo so. E questo lo deve fermare. Ma ho imparato a dire che amo diverse cose, che è molto importante. Quindi ai vuol dire amore, mamma, madre, baba, father, wo, ai. Quindi per dire io ti amo è wo ai ni, wo ai ni. Ghieghe è fratello grande, didi, no, di, come che è? Didi è fratello piccolo e finalmente, molto importante quando si va in Cina, yu, che è fish, pesce, wo ai yu. Poi ho imparato diverse parole a random. Pa è paura, quindi wo pa ma, ho paura dei cavalli. Buongiorno, ciao shang hao, buonasera, xiao hao, I don't know, good night, buonanotte, wan an, e arrivederci. Sai Jan, I don't know, e questo non mi ricordo cosa vuol dire. Ren Shi Ni Hen Gao Xing, I don't know guys. C'è un ragazzo che è più forte di me e quando la maestra dice cosa vuol dire B e lui alza la mano e dice pena e io... sempre a nascondere quello in cui più credo, essere fuori e dentro uguale.